Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Penso ormai siate anche stanchi di sentirmi più o meno ogni giorno questo periodo qui, ma come ben sapete ci tengo a presentare tutto quello che c'è da presentare per il Mod Contest e appunto oggi sono qui per presentarvi delle mod, diciamo della categoria dei mezzi. Siamo qui di fronte ai Ford, alla serie TV 5, 15, 25 e 35. Ho deciso di darci un'occhiata perché appunto, come ben sapete, che adoro i mezzi, diciamo, vecchia scuola e a dir la verità, correggetemi se sbaglio, sono i primi che vedo per il Farming Simulator 17. Prima di questi appunto non li avevo mai visti. Ho visto che appunto, se non ricordo male, erano usciti sempre dei TV per il 15, ma non appunto dallo stesso autore di questo modello qui, che l'autore appunto è Matix J, mi sembra si chiami, non mi ricordo più bene il nome esatto. E appunto li ho provati, ci ho dato un'occhiata, li ho trovati veramente veramente carini. Sono sicuro che gli appassionati di questi mezzi qui li troveranno veramente veramente ottimi. Ho visto, ho notato un po' che comunque quasi tutte le mod del contest, diciamo le versioni che sono state pubblicate appunto come partecipanti al concorso, sono versioni iniziali, la maggior parte verranno tutte, diciamo, aggiornate. Verranno incrementate altre funzioni, altre cose, diciamo, quindi appunto consideriamo basilari le versioni che sono state proposte per il contest. Comunque, essendo anche una mod, diciamo, base, chiamiamolo così, sono veramente veramente ben fatti. I modelli sono ottimi, veramente dei bei dettagli, hanno fatto veramente un gran lavoro in tutti gli aspetti della mod, anche gli interni e quant'altro sono veramente veramente ben fatti, anche a livello di texture e quant'altro sono molto molto belli, graficamente sono molto leggeri. E poi comunque veramente sto modello di Ford qui c'ha la sua storia, c'ha il suo perché, veramente sono dei mezzi fantastici, appunto sono dei modelli che sono stati prodotti dal 1985 al 1989. Questi che vi presento sono i Mark II, come ben vedete, qui c'è il 2 in numero romano, appunto, sono la seconda serie TV che appunto questa trova solo differenze, diciamo, è stata cambiata la cabina, la strumentazione digitale all'interno, è stato cambiato il sollevatore, la sale, mi sembra di aver letto in giro. Comunque appunto è una versione un po' aggiornata dalla prima serie. E niente, qui appunto vi ho preparato, come detto all'inizio, i quattro modelli. Praticamente si parte dal più piccolo, dal 5, poi si passa al 15, il 25 e il più grosso che è il 35. Come diciamo interattività mod abbiamo una cosa abbastanza semplice, livello di IC, quindi porte, finestrini, cambio della strumentazione digitale all'interno, che possiamo passare dalla visuale, diciamo, dei giri a quella della velocità. Abbiamo il contaore, adesso vabbè, questo qui è a zero perché l'ho usato praticamente poco. Vedete che adesso sul 35, che l'ho usato parecchio, vedrete che appunto il contaore segna, mi sembra di essere arrivato a 7-8 ore, ecco qua, 7 ore. E scusate, 7 ore a 07 e basta. Per il resto, appunto, come personalizzazione ha la possibilità del cambio gomme, possibilità dei parafanghi e non, la possibilità di cambiare le griglie anteriori passando per appunto le nere default a quelle grigio chiaro. Possibilità delle gomme, appunto abbiamo una scelta, diciamo, di tre gommature. Si passa dalla default praticamente passa come raggio
scusate il raggio, altezza della spalla, quindi abbiamo 6,50, 65 segnato sulle opzioni di potenziamento, e poi andremo a vedere. Qua abbiamo la 5,20, 85 e infine diciamo la più larga di larghezza, appunto, che è la 6,50 e 65. Ok, basta, poi per il resto dirti presente, come ben vedete qui iniziamo già a zozzarci, per il resto non ha altro, ha l'attacco, è pronta appunto per gli hose, quindi ha gli attacchi dei tubi dinamici. Basta, come sound, sì, ci siamo, sono stati presi i sound di default, non c'è nessun sound diciamo fatto ad hoc, quindi insomma li hanno presi da quelli di default. Comunque dai, ci stanno per questi mezzi qui, insomma, diciamo che anche i sound di default sono parecchio azzeccati, anche se non sono del mezzo stesso. Bene, ok, perfetto. Io direi un attimo di andarli a vedere, ovviamente nella sezione trattori. Scorriamo in fondo, eccoli qua, troviamo la serie più piccola, la TV5, 13.000 euro di costo, 95 euro di manutenzione giornaliera, potenza 122 cavalli massimi, 30 km/h di velocità e basta. Doppio clic, configurazione motore TV5. TV15 che passa appunto al 137 cavalli con 7.500 euro di surplus, configurazione ruote appunto ve le ho appena descritte, default profilo 70 e profilo 65. Ricordate che quello col profilo 65 ha la gommatura più larga, quindi appunto 70 è l'intermedio, il profilo è praticamente l'altezza della spalla della gomma. Design, vi dicevo, dark grey grill e light grey grill, appunto il passaggio da griglia grigio chiaro a nero, insomma qua lo chiamo grigio scuro e basta. Poi design, anche la possibilità della scelta dei lampeggianti, quindi without beacons, senza lampeggianti, lampeggiante sinistro e lampeggiante destro, sempre con un surplus di 500 euro per il singolo e 1000 per il doppio. Ok, passiamo al TV25, 27.000 euro di costo, 95 euro al giorno, quindi 5 euro in più di... no, scusate, lo stesso costo di manutenzione giornaliera. E ok, personalizzazioni sono praticamente le stesse, se non che appunto passiamo dalla configurazione motore da TV25 da 156 cavalli al TV35, che è quello più grosso, appunto abbiamo 187 cavalli di potenza. Basta, per il resto appunto è sempre la solita cosa di prima. Ok, andiamo un attimo a vedere l'IC. Io adesso ve lo faccio vedere ovviamente su uno. Poi questo qui piccolino, il 5 e il 15 sono veramente veramente belli. Guardate questi qua. Questo piccolo gommato 6,50-65 con questi gommoni qua, veramente veramente ottimo. A me piace veramente un sacco. Comunque appunto, dettagli del modello ci sono, veramente veramente ben fatto, ben curato, ottimo, buone texture, veramente veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda questo aspetto. Quindi io salgo all'interno, mettiamo appunto visuale interna, appunto sempre IC barra spaziatrice, porta a sinistra. Poi qui vedete che appunto c'è l'IC, il toggle dashboard, che appunto passa dai chilometri orari ai giri motore, appunto questo piccolo IC qui. Poi abbiamo appunto porta destra, finestrino laterale, ecco qui, finestrino posteriore che praticamente, scusate adesso ci dovrebbe essere, ok perfetto, ce n'ha praticamente a due pezzi, c'è quello inferiore, quello più piccolo, vedete c'è anche l'animazione del gancio, e poi c'è quello completo superiore che praticamente lo apre completamente. Finestrino sinistro, eccolo qua, e lunotto superiore, lì c'è dietro qui. Ecco qua, poi ce n'è un altro che mi sembra sia, ecco qui, che praticamente sono le luci interne, poi andremo a vedere anche poi l'illuminazione notturna. Basta, per il resto non c'è altro, abbiamo solo ovviamente, come avete visto, un po' l'animazione nella dashboard digitale e ok, bene, io prendo il TV35 più grosso che andiamo ad imballare un po' con la pressa quadra, lo mettiamo un po' sotto sforzo per bene.
Facciamo due o tre giri. È da tanto che non faccio più balle, quindi portate pazienza, che mi diverto un po'. Come guida e quant'altro, non male, insomma, un bel settings, funziona bene, io l'ho provato anche sotto coltivatore, ci ho fatto un po' le mie sempre prove del caso e veramente un buon feeling di guida, è stato fatto veramente veramente un buon lavoro per quanto riguarda quell'aspetto lì, quindi ottimo. Poi già un design, una linea a sto mezzo qui che veramente a me piace tantissimo. Poi vi ripeto, sono i primi che vedo nel 17, quindi a maggior ragione secondo me un occhio di riguardo, una considerazione ci sta. Adesso vedremo ovviamente sempre sulle versioni prossime cosa verrà aggiornato e quant'altro. Indoor sound, come ben sentite. Qui sono sulla FSH V6, mappa se non l'avete già riconosciuta. Facciamo diventare un attimo sera, che così vediamo anche un po' la fanaleria. Ecco qua. Perfetto. Vedete tutti i fari, quelli di lavoro e quelli normali di posizione. Ecco qui. Qui purtroppo all'interno non c'è illuminazione né display, quindi appunto se volete vederci dentro dovete accendervi la piccola lucetta, le lucette che avevo mostrato prima. Ah, vi dico, visto che sono qui, che ho un po' di tempo per chiacchierare, visto che in ballo tranquillo, volevo dirvi che ho messo le mani sulla tech demo di Kettle & Crops. La sto guardando un po', lo sto giocando, sto guardando un po' cosa hanno combinato, settings di gioco, grafici, l'ho provato un po', diciamo così, in velocità adesso in questi giorni. Con calma mi metterò lì, proverò tutto e appunto cercherò di farvi un video con le mie ovviamente impressioni e quant'altro. Adesso con calma voglio un attimo completare la faccenda contest, sto dando un'occhiata appunto alla restante attrezzatura, a tutto quello che diciamo secondo me vale la pena, quindi portate un po' pazienza anche perché sto andando veramente in papera sti giorni col cervello con tutte queste presentazioni, robe da guardare, testare, portate un po' pazienza perché veramente sto andando un po' fuori anche con sto caldo qua sti giorni, veramente stare davanti al computer non è che sia proprio molto allettante. Ecco, ok, perfetto, facciamo l'ultima andana visto che ci sto prendendo anche un po' gusto. E basta, sì, volevo anche chiedervi se magari finite le presentazioni del contest. Adesso vi ripeto, non so cosa presenterò ancora, devo guardare il pack di Black Sheep dei Ferguson, volevo dare un'occhiata anche ad altre cosette. Adesso sì, è per non andare avanti un mese a guardare mod del contest, appunto voglio fare una buona cernita di tutto e appunto presentarvi quello che mi sembra più giusto. Fin adesso appunto credo di aver considerato le mod migliori sul mercato tra virgolette, ho visto appunto sono state molto apprezzate anche da voi, quindi appunto credo di avere anche abbastanza l'occhio clinico ormai per queste cose qui. Non che appunto le altre cose siano ovviamente da meno, ma magari sono attrezzi un po' così semplici, senza nulla di nuovo, magari nessuna novità, eccetera, è per quello che magari non li considero sempre, tra virgolette, parlando. Bene, qua ormai finiamo l'andana, poi ragazzi miei vi saluto.
Che mezzo. Guardate qua, dovrei aver anche finito. Eccoci qua. Bene. Allora, teniamo la pressa. Fermo un attimo. Comunque vabbè, frecce eccetera, eccole qua. Adesso vedete tutto questo lampeggiamento in cabina, e appunto sono proprio qui vicini a sinistra sul parafango. Qui purtroppo all'interno non ci sono spie e quant'altro, vedete che se io accendo spengo i fari non ci sono spie, diciamo, di segnalazione. È un po' un peccato, appunto sarebbe bello aver visto magari un po' di illuminazione, qualche spia e quant'altro. Bene, io spengo il caro Ford, faccio diventare giorno che vi saluto, chiamo anche pioggia. Ok, perfetto ragazzi, io mi fermo qui con questa presentazione, vi ho mostrato tutto quanto appunto, non mi ricordo se vi ho fatto vedere la questione dei parafanghi, non mi ricordo più dov'era, adesso, allora, no, c'era il potenziamento del parafango, ah ecco qua, scusate, mi sono dimenticato, l'ho proprio... Vedete che avevo visto, vi ho detto prima che sto andando in tilt e tante cose mi sfuggono. Comunque, sulla scelta di configurazione motore, se voi passate da TV5 15 e andate avanti, avete altri due step che appunto vi danno lo stesso modello, TV5 Mudguards e TV15 Mudguards. Appunto sono la serie e lo stesso mezzo con i parafanghi. Stessa cosa per la questione del TV25 35, 25 Mudguards e 35 Mudguards. Quindi appunto c'è la scelta dei parafanghi, che sono praticamente questi qui che vedete montati sul TV15. Ok, bene, basta, a questo punto penso veramente di avervi detto tutto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi lascio ovviamente sempre il link in descrizione per il download e il voto, quindi niente. Spero vi sia piaciuta la mod, spero di non aver dimenticato nulla, ditemi se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere insomma cosa ve ne pare e basta, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video, ciao ciao!